Prima di passare a modalità più scientifica, diciamo, qualche giro a pelle con Liuda in co-op online. Beh, la sensazione è ancora quella di avere un'arma strapotente tra le mani. Nerf o non nerf? Poi per numeri esatti, ho pensato, me l'ha suggerito Dada, di usare Amara, così da non avere il dubbio che qui la parte forte non sia l'arma ma Fleck. Non solo, per eliminare il discorso stessi modificatori e provare semplicemente senza modalità caos. Io addirittura posso permettermi di animare il buon Dada, perché comunque anche da solo Gretti riesce a fare tutto il danno necessario. Siamo ormai alla fine, direi che, come si dice, l'abbiamo sciolta. Ma proprio easy easy. Drop molto deludenti. Niente né a me né a Dada, solo grafica. Inevitabile anche un giretto dal custode alla tomba fluttuante. Mamma mia quanto so brutti. Bleh. Ok, si va. Ho un po' sprecato. Però vabbè. Chi se ne frega. Oddio, stavolta è il mio turno. Ah, grazie. No, dai, per leggendarie. No, no. Ah. Però per un attimo ci avete pensato, dite la verità. Al diavolo Light, andiamo a beccarci le leggendarie. Mi sono rimaste le abitudini da Bloodstained 2, predatorie. Mazza che drop. Questa volta, notevole. Tenendo conto che siamo online. Va bene, evidente. La pancia ci dice che il Liuda è ancora terribilmente potente. E ancora, a nostro parere, il cecchino è tra le armi più potenti del gioco. Adesso passiamo alla testa. La testa significa... Siamo con Amara, online, parto con Krakatoa, niente modificatori. Il tempo che impiegherò ci interessa relativamente. Cogliete piuttosto la velocità con cui la barra della salute scende. Questo conta per valutare l'efficacia dell'arma, la potenza dell'arma. Un assaggio del mio potere! Un gioco da ragazzi. Ho un regalo per voi. Non sei niente. Finiscila immediatamente. Comunque è davvero stabile come cecchino. Mi piace. Alla fine! Mi serviva una pausa. Resta immobile. Inarrestabile! Purtroppo un altro giro se lo fa. E allenarmi un po'. Ok, eccoci agli atti finali. È tutto vostro! Sono una tifata. Oh, mi piace, mi piace! Mi serve un fricco meglio. E la zucca. Niente drop. Non è l'offline. E adesso è l'ora degli Uda. Alla fine! No. Beh, è già evidente
Ciao. Ecco, siamo già a un quarto del tempo che ho impiegato con il Krakatoa. No, beh, no, non c'è comunque ancora paragone. Visto? Quanto danno? Troppo danno. Non mi offre la testa. Questo è un altro indizio. Sì, siamo già a metà vita. Ok, finiamo pure la run, però il verdetto è già chiaro fin da subito. Rieccoci. Dai però. Già pronta per un altro inginocchiamento. Sono subito da te. Come si dice, con le mani legate dietro la schiena. Largo alla vostra trabocco di potere. Cazzarolle munizioni. Vabbè. Giusto perché voglio finirti con Yuda, altrimenti avrei terminato comunque molto rapidamente. Oh, niente drop, va bene. Ma la vera misura dello strapotere, ancora dopo il nerf del Yuda, secondo me ce l'abbiamo qui. Noi a custodia. Non male, intendiamoci il Krakatoa. Divertiti. Il suo dovere lo sta facendo. Non sto neanche sparando malaccio. Voi fate finta di dire di sì. Finite le munizioni. Cosa potrei usare? Una fionda. Dai, metti in arma a fuoco, va. Ma sì, dai, proviamo il Trevonator. Pugno, pugno. Vai. Più che sufficiente. Conferma che siamo online e caos zero. Beh, lo si capisce soprattutto dai drop azzerati. E adesso lasciamo parlare Sua Maestà. Un premio al primo che l'ammazza. Sono la più forte. No. Vabbè. Neanche comincia il confronto. Ma neanche comincia.
Hartley. Insomma, giudicate voi se vi sembra un'arma da appendere al chiodo. A risentirci.